Gasperini fa dietrofront e la decisione fa sorridere, anche, Thiago Motta, la Juve può chiudere l'affare tanto desiderato. La Juventus sta continuando a lavorare sul mercato, specialmente per provare a piazzare gli esuberi che stanno rendendo il quadro più complicato del previsto. Di sicuro, il profilo più difficile collocare è quello di Federico Chiesa che, oltre a voler giocare la Champions League, percepisce anche un ingaggio parecchio alto, 6 milioni di euro. Dall'Atalanta però è arrivato un assist importante grazie al dietrofront di Gian Piero Gasperini. Ecco le ultime novità. Mentre la Juventus sta cercando di risolvere la situazione complicata relativa ai nomi messi fuori rosa, continua comunque il progetto della rifondazione della squadra. Obiettivi di mercato. Da regalare alla rosa di Thiago Motta ce ne sono e Giuntoli sta lavorando per cercare di sbrogliare la matassa. Il pupillo per la vecchia signora resta sempre Theon Kopmeiners, per cui l'Atalanta ha sempre chiesto 60 milioni di euro. Ma adesso è da capire come si metteranno le cose dopo il brutto infortunio di Gianluca Scamacca. Ad esempio, proprio per quanto accaduto all'attaccante, la Dea ha deciso di rinunciare alla corsa per Nico Gonzalez. Il dietrofront di Gasperini fornisce però un assist alla Juve stessa. Thiago Motta sorride, può arrivare Nico Gonzalez dalla Fiorentina dopo la rinuncia dell'Atalanta. L'Atalanta è stata a un passo dall'affondo decisivo per Nico Gonzalez. Il giocatore ha un contratto in scadenza con la Fiorentina, ma il club viola può lasciarlo partire per fare cassa. Proprio di questo scenario avrebbe voluto approfittare la Dea che però, con l'infortunio di Scamacca, ha dovuto rivedere i suoi piani. Il dietrofront del club di Bergamo può allora aiutare la Juventus, a cui Gonzalez piace parecchio. Thiago Motta ha dato il suo ok all'eventuale operazione e Cristiano Giuntoli si è già messo al lavoro. Secondo cronache di spogliatoio la Juventus sarebbe quindi al momento l'unica pretendente per l'esterno destro. L'Atalanta, dal canto suo, avrebbe deciso di virare su Matteo Retegui e sarebbe in trattativa con il Genoa per il trasferimento immediato dell'attaccante. I piani di Giuntoli e Thiago Motta prendono così man mano forma, l'argentino può presto andare a rinfoltire il reparto offensivo bianconero.